Pensare poi che la lettera M sulla tastiera non funzionava, verosimilmente il flat della tastiera era inserito male sulla scheda madre. E, insomma, torno a dire che più guardo questo computer e più penso che sia stata un'occasione persa, perché è vero che insomma, lo sviluppo è stato tardivo, ma se poco poco fosse stata messa in commercio a Natale 90, sicuramente almeno il mercato degli 8 bit si sarebbe potuto rivitalizzare. E comunque era un hardware che a mio avviso tranquillamente poteva entrare in una console da gioco, anche con buon diritto. Voilà qua, regina, 256 colori di bellezza. Eccoci qua. Ora nella demo sta ricaricando il workbench. Vediamo. Considerate che questa demo intera così integrale si può vedere solo con l'espansione di memoria di 1 MB, altrimenti non vengono visualizzate le immagini grafiche, ma vengono visualizzate insomma, delle schermate a video con la capacità, diciamo che mostrano la capacità audio-video del computer. Questo qui nello specifico è stato connesso. Non ho collegato l'audio perché in realtà poi in questo demo non c'è audio. È stato connesso col DB9, ma con una SCART alimentata con 5 volt esterne. Ecco qui, vediamo se va avanti. Sicuramente sì. La sostituzione, ecco, mi dimenticavo di dire che la sostituzione del drive interno originale di questa macchina, che era datato 1991, è una sostituzione. Riuscitissima, il flat era un po' corto, ma l'ho stirato in qualche modo, è andata a buon fine. Però qui continua con dpaint, invece magari noi vogliamo vedere qualcosa di diverso. Vediamo un pochino se fa tutto il loop oppure. Possiamo fare qualcosa di diverso. Perché se dopo il prossimo ci ricarica Regina, allora magari interrompiamo e vediamo un pochino di fare una directory e vedere che cosa ci racconta questo Commodore 65. Vediamo un po'. Ecco, qui siamo tornati su Deluxe Paint, sulla schermata statica. Vediamo un po'. Regina un'altra volta. No, io direi di fermarlo un attimino e di fare una directory. Vediamo un po' piano piano. DP demo, FB demo. Io proverei IFF demo, vediamo un po', dload IFF demo, eccolo qua, searching, run, king tut. Beh, questa è l'iconica maschera di Tutankhamon, assolutamente questa eccezionale. Ma vedrete che l'immagine poi, a dire il vero, io questa immagine l'ho già vista su Commodore 65, non ha nulla da invidiare ad Amiga, veramente. Insomma, le capacità, d'altro canto, le capacità grafiche di questo computer erano sempre state elogiate dal punto di vista proprio della risoluzione grafica, addirittura c'era, insomma, i progettisti del Commodore 65 schernivano quelli dell'Amiga dicendo che con un 8 bit riuscivano a fare anche di più, per cui vediamo se sta caricando tutto per poi mostrarlo. Beh, di memoria ce n'è abbastanza per caricare vari file IFF. Certo, chiaramente il caricamento di queste immagini
col floppy interno a 3 pollici e mezzo, un po' lenta, ma probabilmente questo soffriva anche della non ottimizzazione dell'accesso al lettore di floppy. Non dimentichiamo che questa di fatto è una macchina incompleta, quindi insomma, qualche scotto si deve pagare. Ecco, ad esempio questo qui, che cos'è? Boh, probabilmente un errore di accesso alla memoria oppure all'hardware video. Vediamo che succede. A questo punto mi incuriosisce. Loading City 1. Vediamo un po'. Qualcosa dovrà anche accadere. Loading Iris, continua a caricare. Vediamo un po' che succede dopo Iris. Vedo. Loading Iris. Cosa succederà? Paint can. Vediamo un po'. Vedi? Out of memory error, beh, chiaramente qualcosa è successo. Proviamo a spegnere e riaccendere e vediamo che cosa succede. Adesso interrompiamo. Dir. Questo è tutto il contenuto del floppy. Va bene, magari poi farò qualche prova per capire se si può fare anche qualcosa di meglio. Devo salutare tutti. Ciao, ciao. E con la mano anche davanti alla telecamera. Proprio un dilettante allo sbaraglio, cari amici. Un abbraccio.